Di Non ti pago, Edoardo ebbe a dire: «Questa è una commedia molto comica che secondo me è la più tragica che io abbia scritto». Creata e messa in scena nel 1940, fu il suo primo vero successo d'autore. Fino a quel momento, infatti, la critica lo aveva apprezzato soprattutto come attore. Ideata già un paio d'anni prima della sua creazione, nel 1941 la commedia venne pubblicata su Scenario, la rivista di teatro diretta da Silvio D'Amico e Nicola De Pirro, due tra gli intellettuali più influenti dell'epoca. Come volevano le direttive antidialettali del fascismo, il testo venne tradotto in italiano da Vico Lodovici, che arrivò ad adattare persino i soprannomi dei personaggi. Per esempio, Aglietiello diventò Cipolletto. Al centro dell'intreccio sono il gioco del lotto e la relazione fra mondo dei vivi e mondo dei morti, entrambi molto presenti nella cultura napoletana. Sul rapporto con i morti, o piuttosto sulle credenze che li riguardano, Edoardo si era già soffermato nell'atto unico Requie all'anima soie, ovvero I morti non fanno paura, e vi sarebbe tornato in altri testi successivi come Questi fantasmi, Le voci di dentro, Il contratto. Stanotte il cielo era nuvoloso e quando le nuvole iniziano a intrecciarsi fra di loro formano una specie di quadro plastico: albero, montagna, animale. E quando c'è stata la persona che conosce bene
il trattato della composizione e delle combinazioni fumogena fa la storia perfetta dei vivi e dei morti. Le caccia è il cosiddetto costrutto ed è un costrutto e il numero di formalità è così. Stanotte, per esempio, a Pilosi ci si è appesa una ciuccia una pazza a Bonanno non sapeva, questo succo. Ehi, la ciuccia sapete che? Eravate voi, non la ciuccia? Ehi, proprio la signora, proprio la signora. Questa ciuccia a forma di numero, dove può capitare la vostra eseguenza? Quando a Bonanno non sapere se ne accorge, ha cominciato a correre. E come correva? Non volevo che ci vanno a coccrudo. Fortino! Fortino! Credi che ci aveva un bestone. Ordina! Era la voce di impiantante in mezzo alla strada. Dunque, le sembianze di non sapere erano perfette. Correi, ma perché correi? E non lo faccio. La voce che si è appropriata a chiamare Ferdinando era l'anima di non sapere che si è servito del piantante per chiamare il figlio. Andiamo c'è, e io ci fatti tutto. E il povero invece. Poi nulla, ma la piano. Signor, ma sentite, ma è chiamato tu! Tiene storto, sono storto! Monaco c'è, ricordate che avete una fortuna in casa e non la sapete apprezzare. Ma che l'ha tirato Don Ferdinando, per ammettere. Signor, quando c'è stato il figlio di un lutare che sta a casa a fianco a noi? Un lutare principe? Sì, signor. Ecco, Bonani, noi conosciamo appena appena. Ah, siamo stati al comune su un grano pescato, che li tengono che l'asso poi. Ma quando parla con marito vostro? Una brutta faccia, però. Falli presto. Buongiorno. Donna Croce, noi dobbiamo parlare con Don Ferdinando, vostro marito, perché solo lui ci può dare la spiegazione di un certo affare. Già. Ma che ricattino proprio, accomodate. Permettete? Prego, Vittorio, siediti. E di che si tratta? Donna Croce, il cane della nostra famiglia è morto. Donna Concetta, il nonno sta più morto che vivo. Quello può darsi che un forte dispiacere sta a morire pure a lui. No, 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 questo è certo, il nonno muore presto da Masaniello. Senti, a noi ci dispiace assai, ma non capisco perché ci ho venuto a raccontare proprio a noi. Il cane l'ha ucciso vostro marito Don Ferdinando. È stato avvelenato. Ma non dici che manco per pazzia. Il Ferdinando va bene a tutto l'animale, non facesse male, manca una voce. Quello lo disse chiaramente, non sapendo che io dalla camera mia sentivo tutte cose. Passa là, cane di monnezza, chissà quale ornettista, si è padrone tu e non tu te ne hai attaccato, ti metto un bolinetto e faccio qui. E ha mantenuto la parola, l'ha svestito un aggetto con chi sotto me, se non volesse giocare in questo momento, l'ha svestito in una stella della camera mia, e si è ritirato. O facchino suo, l'hanno fatta apposta, ha stato con peritto lo suppigno. Che cinismo! Con tutta la premeditazione, sì. A dire la fatta fecondo con me, sì, perché anche lui ci aveva un piccolo odio nei confronti del povero Masaniello, sì, perché un giorno in mezzo alle scale, e beh, un piccolo morsettino vicino alla gamba. Lo se lo ricorda ancora, però, Sentite, ma che le coppie di ditto ci fanno per fare non parlo giù qua, che sei in un profu. Martina, vedi che vuole passi vicino? Che sta un mazzanetto. E gli chiedo un garfugio. Già, la nostra presenza non vi fa presupporre niente, perché voi siete innocente. E tu manca la sai niente, è vero. E che cosa, signorina? Tu c'è stato femmina che questo lo devo fare io, capito? Martina, fa un uomo da vacchi. La prossima volta che metto due bottiglie in altri spezzi, chiami a l'ingegno. Sempre buono in un po' di maniera, capito? Soprattutto davanti alle persone strane. Ma dunque, dicevate, parlate in un modo che sinceramente non vi capisco. Don Ferdinando, il nostro cane è morto. È morto di qua. E che fate, ridete? No, vabbè, io dico come si dice. Mi dispiace quando muore un cane. Perché si ride quando muore un cane? No, nel senso che... Scusate, ma non siete contenti? Ma siete trovate una puzza e non fastidiare in da pazzo. Ma come fastidiare tu? Ma perché la puzza la sentivate voi? La sentivo pure io. Perché il cane vostro si era preso la briga di venire a fare i suoi bisogni nella mia loggetta quando voleva e poi sono io.
E per questo voi l'avete fatto sopprimere. Ma che sopprimere, per carità? Ho pregato la Madonna di Pompei che crepasse, questo sì. Ma io il cane vostro non l'ho toccato prima. Voi non l'avete toccato, ma l'avete fatto sopprimere dal mandatario. Ma che state facendo, signori? Quando mi trovo il cane vostro si faceva sempre quella così a pulire. Pure tu muovi la porta? No, pure io ero contento. Ma poi ogni volta mi prendo il corso e mi ci trovo un bacio tra di me. E da loro ci siamo visti giù. Dunque, voi dite che non ne sapete niente. Ma proprio così non ne sappiamo niente. E a notte con coppia dite che ci ha da fare. Ma questi sono affari che non mi ricordo. Noi la notte sopra i tetti andiamo perché vogliamo prendere un poco di aria. Io te l'ho detto, tanto abbiamo fatto una veduta inutile. Sentite, voi mi siete stata sempre antipatico fin dal primo giorno che siete venuti ad abitare in questo palazzo. Io lo dissi subito in famiglia, beh, quel tipo non mi piace. Non ci sposiamo. E dopo la morte del povero Masaniello e con tutti i giustificatissimi sospetti che ho sulla vostra persona, addirittura. Provatevi, voi state in casa vostra, provatevi, ma voi dovete fare la stessa fine che avete fatto fare al nostro povero Masaniello, con una pancia gonfia così, con la schiuma verde che vi esce dalla bocca e quella gialla dal naso. Vitto, andiamo. Ma ti rendi che sono una famiglia pazza? Ma ti rendi che sono una famiglia pazza? Sì, sì. Cioè, che si calcola una vaga in tasca? Sì. Ma fai dire, ma che sono numeri? Sei umano, dice, no, la risa. Ma tu lì se fai alle mosse. Questo sabato abbiamo giocato più di 200 biglietti. Ma su sabato vicino. Guarda là, vedete se è una cosa regolare. Un padrone in un bangolotto che siamo tutti denaro su in un bangolotto suoi stessi. Cioè il bangolotto è mio, me l'ha abbonato mio padre e non ha girato un damiciolo, capito? Guarda, ha voglia non è più di acchiassi. Ma che ti trovi da questa donna? Questa è una donna tremenda. Tremenda? Sì, troppo. Ma come si dice, sposa e voi dei paesi tu? Ma se mi avessi suonato la foto, ma pigliassi africano. Africano, razza inferiore. Tu dici razza inferiore, non me ne importa, ma basta che sono qui. E tu posso rispettare che ho fatto? Non lo so, Concetta, ma tu sei la mia morte, capito? È permesso? Servo, Don Ferdinando. Ci è arrivato, io vedo. E se si cade a buttuglio? Ci è arrivato. E che sono, sta tipo? Oh, si è stato, ma ditemi la verità. Porto lì in da cucina. Se io ando per primo. Vai, vai. Questo arriva, voi perché venite in casa mia? Avete lasciato il bangolotto su? No, ci sono stato fino a tardi. Poi, siccome era finito il movimento, me ne sono andato. È rimasta la signorina De Biasio, Bartolomeo e il Gobbe. Chi? Uscarto là. Ah, e perché non siete rimasto pure voi? Bertoli, io perché vi pago? Perché mi pagate? E che so, voglio sapere a me. Don Ferdinando, per fare il mio dovere e per servirvi sempre. Io questo sabato sono di libertà. Un sabato sì e un sabato no. Magari non va ricordato. Ma voi a me non mi volete bene, Don Ferdinando. E questa cosa non sta bene. Non sta bene perché sto da 14 anni lì un bangolotto, questa mano buona nemmeno non sapete. E si è appoggiato 4 uova dentro a piatto, è vero? Sì, ma voi qua dite 4 uova. Certo, sto bunariello perché in goce situato, il secondo estratto, il terno. E indovinate sempre. E che devo fare? La fortuna mi assiste. E vi dovrebbe far piacere. Donna Concetta, la settimana scorsa ha preso 60.000 lire sulla ruota di bar. Bisogna una mia zia di Barletta. Io certamente non tengo nessuno e sono venuto poco lì. E come si dice, mi sono affezionato. Qui poi messi con me la mano. Non saperla, ho Ferdinando lei con me lo padre, è Stella. Stella è mia figlia. Stella è mia figlia. È finita la famiglia, Bertolino. Il padre, la madre e la figlia. E io la rispetto come si deve rispettare una sorella. Io lo dico sempre, Zerbina. Stella è la corona della mia testa. E se devo accorto che adesso la spacca in vano ti dici un sapere. Scusate, ma dove andate? Andiamo a comprare la stoffa per il vestito nuovo. È super brutto la presa, dice poi. O bene, Coccolo. Conosco un negoziante che mi fa risparmiare sul prezzo. Andiamo. Se la vinco. Oh, che c'è, papà? Vattene di là, bravo! Visto! Ma che cosa fa? Salve, zitto, signor, lo conosco. Ma povero, Gesù, chi stai esce? Ma è meno male, non riesco a prendere questo fastidio. Don Ferdinando. Io ho l'onore di dirvi che questa è stata una mostatella che voi non dovevate fare. Lo schiaffo l'avete dato a Stella, è come se l'avessi parato a me. Ma non me la facevi mascella insieme, si è masciuto tanti po'. E adesso non uscite più. Si è tolto l'uso, Bertolino. Adesso non uscite più. Don
parito con voti. Luate questo consigliere per terito per stelle, perché altrimenti finisce male. In un molevo. No, no, voi voluate. In un molevo. Voi voluate. In un molevo. E io vado a cacciare a capo, c'è il bambino. E no, Don Ferdinando. E io ho l'onore di dirvi, capo mio, a calcio non mi potete cacciare. Tutto al più, mi potete licenziare. Ma per fare questo mi darà una bella liquidazione. Se no, che colpi si darà di nuovo. E già che stiamo a questo, procuratevi il libretto di invalidità e vecchiaia. Siete voi il mio datore di lavoro e sto da 14 anni nel bancolotto vostro e voglio tutte le marchette arretrate. Ma da quando ci pensavo tu, Bertoli, che capito? E che ci dovevo pensare io? Non partire in marchetta, ma fa pizza però. Si dava un colpo e si dava di fuoco. State va buona, una cucina. Pigliava a capo, ci voglio. Non so se visto come facessi in galera a me. Hai visto che stia afflerata che la povera Armenti? Ti ha sempre detto che andasse a casa non si può parlare più. E sa che lo posso andare, non so scusa. Già, ma tu amo più ci vai ereditare. Ma da fare che le pedichie, capito? Ma fosse malamente Mario Bertolini con mamma Maria. Era un buon giovane, rassegnato, faticatore, economico. Sei cresciuto in casa no. Ma che dove tu ha? Non lo posso vedere. È troppo fortunato. Niente di meno quando mio padre si l'ho preso a lavorare dentro al bancolotto, cioè. Non tenevi scalpo vero, né manchi vestito, non vi si pallida pallida se puzzavi fa. Iniziò a vincere da allora, non c'è stato sabato che non ha pizzicato ambo, terno, situato, secondo estratto. E a poca volta si è equipaggiato, si è arredato. Con i soldi della mia città, quindi che facete? Si affitta la casa mia, cioè, la mia casa. Quella là che affacciava sopra il bancolotto, dico tu qui il balcone bello rosso rosso. E io poi lasciai perché, essendo morto mio padre, mi facevi impressione di starci dentro. Che scusumato! Troppo scusumato, che dite? Troppo! E a poca volta si è arredato, Si è cattato tavolinette, o quadrette, o mobiletta. Tutto conetto! Tutto conetto! Ma tu guarda tutto conetto, tanto zitto! Che dovevano vedere gli occhi miei, gli dite? Bertolini con la camerina. Maria Rosaria. Due nomi! Ma quali due nomi? È un nome per due, no? E mo se sono nonno, padre, zia, nonna rete, nino, l'ha distrutta tutto quanto, non c'è. Tutta la famiglia lavora per Bertolini. Un momento che apre un po' cucina, se sono. Appena si addormenta, incomincia la settimana in bomba. E anche te che un po', tu vuoi ricevere fortunato. Scusami se la stella ci va quando vorresti, perché con le sue entrate vanno pensi niente. Perché abbiamo dell'impiego un ministero, Bertolini. Ammettiamo che domani si addormenta, non si sono il cane, che fai? Adesso non ti giuri qua giù. Ma tu stai dicendo tu che legge sei? Ma non lo dico, è la verità! Centinaia di biglietti, c'è un bambino e chi si può dargli dire un coppi di tappi a catarra che fosse niente, non si è capace vincere una mezza lì. E che stai? È a me, perché Bertolini vince e tu no. Ma figlio per un giorno. E c'ha non dico. E i vaccini a tutti e due. Ma Paolo, gli ha fatto perché sono tutti a fornito. L'estrazione?